Buongiorno, saranno tipo 3 settimane che non passo un weekend a casa e oggi finalmente è sabato e non devo andare da nessuna parte. Nelle ultime 2 settimane sono stata a Catania, a Napoli, a Roma e prima di questo al lago e ok, posso dire che sto cominciando ad averne un po' abbastanza, anche perché il weekend scorso abbiamo fatto una masterclass di recitazione nello studio dove studio appunto recitazione e sono stata fuori tutto il weekend. Mi sentivo un po' sconnessa totalmente dopo aver passato tutto questo tempo fuori casa e oggi devo fare un po' di cosine. Devo fare un po' tutta quella routine che faccio pre-partenza perché lunedì parto di nuovo. Che cosa strana, ormai questo mese va così e appunto voglio condividere un po' con voi quella che è la mia routine. Ma i miei vicini continuano a grattare sedie sul pavimento, che è il mio soffitto però, giorno e notte, anche fino alle 2, alle 3 del mattino. Io mi dico, ma cosa cacchio devi spostare quelle sedie così durante la notte? Ma ti rendi conto che sotto vive qualcuno? Vabbè, non lo so, un giorno gli busserò alla porta e glieli regalerò finalmente questi feltrini perché hanno un po' rotto. Dopo questo sfogo torniamo a noi. Allora, stamattina sono andata a fare una visita e tornando dalla visita sono andata in un posticino che conoscevo già, ma dove non avevo mai messo il piede. E solo di recente ho deciso di entrarci. Il posto in questione è Milano Senza Glutine a Sesto San Giovanni. E ho trovato del pane senza glutine di un marchio che non avevo ancora mai provato. Il pane Pan del Nonno. E l'ho preso in 2 versioni, una integrale classico con grano saraceno e a basso contenuto di zuccheri entrambi, e un altro ai cereali e ai semi. Adesso facciamo questa sfida, contiamo quante volte durante questa chiacchierata gratteranno le sedie. Non so neanche come chiamarli. Vabbè, il pane lo voglio provare, ormai lo proverò tra una settimana perché appunto io quando parto mi assicuro di avere almeno l'elementare per fare una colazione, perché di solito torno tardi e devo avere le cose per il giorno dopo, non, quasi mai ho tempo per andarmi a comprare delle cose, quindi mi assicuro sempre di avere il pane, il burro d'arachidi e della frutta, però come in questo caso che parto per una settimana potrei benissimo comprare delle banane un po' più acerbe e lasciarle maturare, ma non è una cosa che mi piace fare, quindi ho trovato un po' delle soluzioni alternative che poi vi farò vedere. Ho comprato poi anche dei tarallini perché io adoro i tarallini, però non riesco mai a trovarli senza glutine. Questo con farina di riso integrale e teff, li devo assaggiare. E poi ho comprato, allora, lì c'è, a parte il negozio, diciamo, di cose senza glutine, c'è anche una sorta di bar dove vendono pasticcini, pasticcini freschi, devo provare anche quelli, non ne ho ancora provati, però adesso mi sembravano un po' troppe cose. E poi c'è appunto anche un po' di fornaio. Ho comprato questa focaccia alle olive che ha un profumo buonissimo. Ne devo assaggiare un pezzettino, dai. Ne devo assaggiare, non posso aspettare. È squisita. Sono le 11:48 e io sto mangiando la focaccia. Mi sembra più che coerente. E poi ho preso anche un trancio di pizza.
un gancio di margherita. Guardate quanto è bello. E ovviamente assaggiamo di questo perché non possiamo farci mancare nulla. Ma che roba è? Rischio di mangiarmela tutta. Buonissimo. Ok, basta, basta, basta. Poi ho comprato la birra. Questa in realtà si trova anche nei supermercati, ma non in tutti. Questa è la Daura e in alcuni posti tipo birrerie la vendono, è buonissima. Ne ho prese due, giusto da averle, anche perché costava di meno rispetto ad altri posti. E infine ho preso una cosa che è una bomba calorica. Ho preso un croissant, quindi una brioche, e siccome non c'era più quella al cioccolato, la signora lì al bar ha pensato di farcela con la Nutella abbondando. Wow, un profumo, mamma mia. Tra l'altro non vi ho fatto vedere, ma l'altro giorno sono andata a Milano e ero in zona Porta Romana, dove c'è un'altra pasticceria, un bar pasticceria forno senza glutine che si chiama Glue Free Bakery, e anche lì ho comprato una brioche al pistacchio. Era squisita, letteralmente squisita. Sì, ho fatto delle foto, potete vedere qui, potete ammirare in tutta la sua bellezza questa brioche. Ma oggi volevo qualche cosa di più cioccolatoso e quindi ne ho presa una da assaggiare per vedere un po' com'è. Ancora, vabbè, guardate qua, cioè è illegale da quanto è bella. Profumo, mamma mia. Guardate che consistenza, cioè wow, sono in estasi. Diciamo che adesso mi godo la mia brioche e poi passiamo alle cose da fare. Per una volta, prima il piacere e poi il dovere. Mi sembra più che doveroso. A tra poco. Un'altra cosa che faccio prima di una partenza è sistemare la casa, quindi riordinarla e pulirla per trovare una bella situazione quando ritorno, di modo da tornare a casa in una casa pulita e accogliente e dove potermi rilassare e non dover poi fare cose, lavorare, pulire, anche perché poi ci sto poco a casa quando torno e per me è importante avere uno spazio ordinato, di modo da dover pensare alla valigia, al riposo e basta, a ripartire poi con calma. Adesso era veramente un po' che non facevo le pulizie, praticamente da quando ho messo su tutta la cucina, quindi in realtà ci voleva. Non è che faccio le pulizie così tutte le settimane. Magari pulisco le parti che si sporcano di più, però non è che pulisco tutte le cose ogni volta. Thank you.
Tra aggiornamento sulla differenziata. È andata così, praticamente ho notato che avevo pochissimo vetro e più carta plastica, per cui ho deciso di eliminare il cestino per il vetro e utilizzarlo per la carta. Questo rimuove etichette, è veramente magico. Ma io non lo so che cosa continuano a spostare tutto il giorno. Ma tutto il giorno così, ma cosa cacchio state spostando? Cioè, ma non ti rendi conto? Mi sentirete lamentarmi tutto il tempo perché non ne sto più sopportando. E sono arrivata al limite. Un gesto molto semplice, ma ti lascia una soddisfazione enorme. Con le salviettine umidite passo sopra e tolgo la polvere, la sporcizia, quello che si accumula, ecco, e poi con un tovagliolino asciutto asciugo e fine. Così ho le cose sempre in ordine, pulite. In questo cestino grande alla fine butto solo la plastica perché alla fine è quella che viene consumata di più, nonostante tutti i tentativi per ridurla. PS, oggi fa caldissimo, ma quando settimana scorsa sono tornata da Catania, dai 32 gradi di Catania ai 10 gradi di Monza, ho avuto un attimo di sconforto e ho messo il piumone invernale, perché faceva freddissimo, non riuscivo a scaldarmi, è stato uno shock termico troppo forte. Fortunatamente poi parto lunedì in giornata, per cui lunedì cambierò anche le lenzuola, così lascio anche il letto pulito e profumato per il mio ritorno. Allora, a che punto siamo? Ho finito di fare le pulizie e di riordinare tutto tranne i miei vestiti. Ieri sera sono andata da mio papà e ho preso dei cappotti, delle giacche, perché sta iniziando a far freddo e col fatto che manco per settimane, quando torno poi non so mai che clima trovo. Qua in cucina è tutto in ordine. Purtroppo però, col fatto che ci sono tutte le cose in vista, sembra disordinato, perlomeno. Io ho la sensazione di vedere tutto in disordine quando vedo tutte le etichette, tutte le marche, mentre mi dà più un senso di ordine vedere le cose nascoste nel cesto di Vimini. Adesso dovrei andare a fare un po' di spesa per stasera, perché stasera ho ospiti, vengono a trovarmi i miei cugini e qua in salottino ho preparato già la poltrona per mia cugina che aspetta un bambino
e quindi deve stare comoda. Il tavolino al centro, poi intorno metteremo una sedia e uno sgabello e gli altri per terra, perché questa è la situazione, non ho altre cose. Magari metto dei tappettini, quelle da ginnastica, e fine, ci si arrangia con quello che si può e basta. Vado a fare la spesa e ci riaggiorniamo tra un istante. Sono appena tornata dalla spesa e quello che sta succedendo dimostra al 1000% quanto sono gemelli. Praticamente ho tirato fuori la spesa dalla macchina, ancora prima di portarla tutta su, metà l'ho messa nel frigo, poi l'altra metà sono andata a riprenderla dopo. Poi sono entrata in casa, ho mollato giù il resto della spesa, ho cominciato a lavare una cosa in bagno, poi sono arrivata in camera e ho cominciato a sistemare i vestiti. E come sempre i lampi di genio arrivano quando la telecamera è spenta. Praticamente inserirò un'immagine di come era prima. Vabbè, adesso non è proprio sistemato al 1000%, però qui si intravede qualche cosa di interessante e non pensavo fosse possibile, perché comunque, per come è fatta questo stand, questa rella, sono troppo ravvicinati i due bastoni per permettere alle due file di stare separate, e questo faceva sì che i vestiti venissero schiacciati in diagonale e non era proprio una situazione ordinata. Ma adesso ho realizzato questa cosa, vediamo se riesco ad appoggiarvi qui, spero non cada, perché se cade piango. Allora, il punto è questo, che ovviamente le cose si toccano tra di loro e per quanto io adori questa rella, questa parte qua mi disturbava un po'. Adesso che ho aggiunto anche i cappotti, poi mi sono detta, e mo come si fa? Questi non so più se sono stati lavati o meno. Boh. Praticamente cosa ho escogitato? Ho deciso di mettere un capo sulla parte alta e un altro sulla parte bassa, e così alternati. In questo modo viene tutto super ordinato e non ci posso credere. Non ci posso credere. Tra l'altro è tutta l'estate che mi dico devo portare i cappotti in lavanderia, non l'ho ancora fatto, tra poco arriva l'inverno, vabbè, li ho portati qui, ho una lavanderia vicino a casa e si spera che riuscirò a portarli in lavanderia in questo modo. Come potete notare, non ho abbandonato del tutto le grucce in legno, anche perché quelle in plastica e rivestite in vellutino sono super esteticamente belle, ma non sono resistenti di qualità come quelle in legno, per cui non le abbandonerò mai, credo. Ok, praticamente si fa in questo modo. E ovviamente tutto ordinato per colore, e si ottiene una situazione molto più ordinata. A parte che sto ordinando, ma praticamente tra poche ore dovrò togliere metà di queste cose da mettere in valigia, ma vabbè. Beh, questo per farvi vedere un po' come sto sistemando, anche perché adesso in realtà ci sono moltissime cose estive che devo togliere, mettere via, per cui non saranno questi vestiti che avrò qua da qui in avanti, per cui non sto a sistemarlo tutto perché devo togliere tutto e ordinare un pochino meglio mentre farò la valigia, così metto via le cose da portarmi in viaggio e sistemo bene la situazione guardaroba. Ma guardate che soddisfazione, bellissimo. Qua poi neanche farlo apposta, sono arrivata al fucsia su tutti e due i lati, stupendo.
Sì, così è decisamente più bello da vedere. Basta, adesso sono le 18:39. I miei ospiti arriveranno nel giro di un'ora, per cui adesso dovrò sistemare, preparare tutto quanto l'aperitivo. Cosa ho comprato al supermercato? Sono andata da Aldi e sono andata all'Esselunga. Ho comprato della birra e un po' di Coca-Cola per i miei amati cugini. Poi ho preso la Philadelphia e dell'hummus. L'ho preso di due tipologie, questo è quello piccante e poi quello con il pesto di pomodori secchi. Poi il comfort food e emergency food per eccellenza per me è questo, l'Activia o il kefir in generale, questo è proprio azzardo il mio preferito e questo ce l'ho sempre nel frigo per le emergenze, per quando proprio non so cosa mangiare o non sono riuscita a comprare niente o ho fatto tardi, quello mi salva sempre. Poi per stasera ho comprato anche del brie e vari affettati della scamorza, un po' di salame e mortadella, prosciutto cotto. Questi ovviamente io non li mangio, però gli altri li mangiano, quindi li ho presi per loro. Io mangerò l'hummus e i formaggi, la focaccia. Poi ho comprato anche delle focaccine così semplici e poi anche ai pomodorini. Queste saranno perfette da stuzzicare insieme magari al salame per loro. Poi ancora dall'altra volta ho le tortillas, queste si mangiano benissimo con l'hummus, col formaggio spalmabile, è buonissimo. Poi ho comprato delle arachidi salate e infine del pane integrale per fare le tartine. Basta, questo è quanto. Ho preso anche dei funghetti, questi sono buonissimi, sono i funghetti trifolati che compro all'Aldi. E poi vabbè, ah, ecco, per quando torno, appunto, perché stavamo parlando anche di questo prima, ho comprato della frutta mousse. Queste le ho prese all'Esselunga, sono tipo frutta, passato di mela e mirtillo e sono le uniche due cose che ci sono qua dentro. Infatti scade entro poco e sono squisite, sono veramente squisite. Ovviamente preferisco la frutta fresca, ma quando il rischio è quello di comprare della frutta fresca e farla marcire, preferisco comprare una cosa di questo tipo che va bene comunque. Ups, mi sono dimenticata di mettere dentro la birra per mia cugina. Allora, vediamo di salvare la situazione. Bom. E poi, sempre per me, per quando torno, ho preso delle mele di due tipologie perché io adoro le mele fredde da frigo, mi piacciono proprio tantissimo, le amo. E poi vabbè, altre cosine per l'igiene, niente di che. Questo è quanto, mi devo dare da fare adesso. Tra un istante vedrete questa zona qua allestita per la cena. Buongiorno e buona domenica a tutti quanti e soprattutto a me. Qua c'è una montagna di vestiti. E in più, aspetta, non state vedendo? Queste tre scatole più lì. Vabbè, un po' di roba da scegliere e riordinare. Qual è il piano per oggi? Devo mettere via tutti i vestiti estivi, quelli proprio da mare, da vacanza, perché è finito il loro momento. Magari mi lascio fuori qualche cosa di più leggero
così leisure, ma direi che stiamo andando verso la stagione fredda, quindi non ha senso occupare lo spazio con cose troppo estive. Quindi questa è anche un'occasione per me per vedere un po' le cose che ho dentro l'armadio, riordinarle meglio e magari mettere anche a lavare delle cose che non ho lavato. Questo non l'ho mai indossato quest'estate. Non so più se tenerlo. Ma vale la pena di tenere le cose che non si sono indossate per 2 stagioni di fila? Io sono sempre combattuta perché poi, in qualche modo, dopo un annetto o due, ti torna la voglia di indossarle. Ma non è successo per un po' di cose quest'anno, quindi non saprei che cosa fare. Non so come è successo che la cernita delle cose invernali è diventata la cernita delle cose estive. La coerenza prima di tutto, coerenza. Coerenza. Ho bisogno di uno specchio. Non è male. Questo è semplicemente una favola. I maglioni di qualità durano per sempre. Una volta mi hanno detto che questo sembrava il cardigan di una nonna. Io ne vado veramente super fiera. Questo è il cardigan della nonna, ma è stupendo. Hai indossato quelle cose giuste? È perfetto. Questo è bellissimo, non vedo l'ora che faccia freddo per indossarlo. La stagione del fucsia l'abbiamo superata? Per quanto mi stia bene, non lo so. Forse lo potrei tenere solo per indossarlo con questi pantaloni. Perché vedete, la trama dei pantaloni ha lo stesso colore del maglione. Non lo so, non lo so, non lo so, perché non è tanto per il mio stile. Che si fa? Sono troppo indecisa. Non prenderò mai la decisione in questo modo, mai. Inutile dirvi che i cardigan super chunky sono bellissimi, anche perché indossati con una cosa super attillata e super sexy sotto sono perfetti. Abbinamenti strani ne abbiamo? Ho trovato anche questo maglione che ha lo stesso colore della trama di questo pantalone. Forse posso scartare il top rosa. Anche più chic. Questo maglione dal taglio maschile lo rende molto più attuale come outfit. Specchio, specchio, dimmi tu che cosa fare. È un sì, decisamente. Questi sono tutti i vestiti che sono riuscita a tirar fuori.
un solo maglione e tutta roba estiva, mi viene da pensare che ho già fatto un declutter in questa primavera, solo che non me lo ricordo. Questa è la situazione. Non male, non male, anche perché sono riuscita a mettere via tutti i vestiti estivi in una sola scatola. Basta, adesso è tutto in ordine e mi dà un sacco di soddisfazione. Nel mentre sono riuscita a fare anche la valigia e manca da mettere dentro solo il beauty, il Dyson e basta? Non mi sembra vero. Sono troppo felice. Questo pomeriggio è stato super produttivo. Adesso devo fare un salto da mio papà, dopodiché ho da montare dei video per me, per lo studio, per il mio cliente, e poi devo andare a dormire. Non dirò presto perché sennò finisce che vado a letto tardissimo e non mi riposo. Però adesso faccio queste due commissioni, dopodiché ci vediamo di nuovo, perché non chiudo qui il video. Sono troppo contenta perché sono riuscita a mettere dentro tutti i vestiti in una sola parte e poi qua ovviamente ho lasciato fuori i vestiti per domani mattina. E questa valigia devo dire che è uno spettacolo, si allarga, diventa molto più ampia e è uno dei migliori acquisti che ho fatto nell'ultimo anno. Troppo troppo felice. Basta, adesso vado e poi ci riaggiorniamo. Sto per cenare e dopo tutta la quantità di formaggi, pizza, focaccia, brioche e dolci e tante schifezze che ho mangiato negli ultimi giorni, anche in trasferta ho mangiato bene, però diverso dal solito, e tanti tanti formaggi, che è una cosa che a me non fa benissimo, mi fa gonfiare un sacco. Oggi avevo voglia di qualche cosa di leggero e molto molto semplice, quindi abbiamo un po' di broccoli, pomodorini e uova bollite o uova sode. La cosa bella è che le uova e i broccoli sono caldi. Come ho fatto? Praticamente ho riempito una ciotola con acqua calda, bollente, e ho immerso le uova dentro, e per i broccoli invece ho usato il filtro del caffè. Quindi praticamente ho messo dentro tutti i broccoli e ho buttato acqua bollente da sopra, e l'acqua che ovviamente scendeva dai broccoli andava a scaldare le uova. Mi sento un piccolo genio. Questa è la mia cenetta, più stasera cambio cracker e mi mangio un po' di fiorentini con riso nero e curcuma. Questi sono squisiti. Questa è la mia cenetta. E poi ho già detto che lavorerò al computer, per cui direi che ci salutiamo qui. Io vi saluto, vi mando un mega abbraccio gigantesco. Ho portato qui anche la pelliccia finta e ho coperto la sedia rosa, in questo modo gli è permesso di stare qui in salotto, così non devo tutte le volte spostarla, e poi mi fa meno tristezza avere due poltrone piuttosto che una sola, anche se non le uso mi fa piacere vederne due. Comunque, dicevo, io mangio, vi saluto, vi mando un mega abbraccio gigantesco, ci vediamo la prossima settimana, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!